difficile fare, cioè è difficile che facciano grande slippage. Normalmente li tengono buoni tutti. Tanto siamo entrati. Va bene lo stop qua sotto perché siamo in un cincischio sopra il cincischio. E qua vedete, ha già chiuso da solo metà posizione e ha già messo lo stop in pari. Ha già messo anche il training stop. Quindi siamo già entrati, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, tutto a posto e qua continuiamo ad andare avanti. Guardate un po'. E qui potremmo anche chiudere l'operazione totale, vedete? Anzi, noi qua già avremmo chiuso e avremmo già quasi iniziato a fare lo short. Adesso vediamo. Abbiamo fatto un'operazione banale, piccolissima, praticamente senza rischi. Buttando l'ultima, tra Esatto. virgolette, parte Io dal. sono già entrato short, lo stop lo mettiamo qua sopra. Se me lo prende, buon finito. Sì, certo, questo è rischiosissimo, però perché voi non vedete anche tutte le cose che facciamo noi da altre parti, ripeto, nella nostra scuola vediamo tante cose e quindi qui non avremmo mai potuto fare uno shot, ma se no, avete solo questo potete anche provarlo, uno shot piccolissimo lo potete sempre aggiustare. Noi almeno fino a qui terremo il long, eh. Sì. Sì, poi c'è il book che chiama qui sopra, quindi diciamo. Ce lo dimentichiamo. Esatto. Ripeto, se entravate qui come doveva essere l'entrata, avete fatto già il TP1, il TP2, il TP3. Poi qualcuno ieri mi ha chiesto, non mi ricordo più. Se abbiamo uno storico, eccetera, lo storico qua lo potete fare voi. Mettete nel trend pack, basta che abbiate tante candele. Io, ad esempio, metto 50.000 candele. 50, vedete qua, adesso parte dal 2, 22 del 2,9, del 2 settembre. Se mettiamo 5.000 candele. Esatto. Vedete qua, partirebbe dal 13,7. Non solo, potete anche dire che noi lavoriamo solo ora broker, al posto dalle 9 alle 21, possiamo fare dalle 10, che sarebbero le 9 di mattina, alle 18:30. Che sarebbero le 5 e mezza. Ok? E qui vedete solo dalle 10 alle 10, partiamo dal 13,7 e abbiamo fatto comunque 514, no, 5.145 punti contro 2.578 di drawdown. Ok? Quindi 66 contro il 33, senza contare TP2 e TP1, senza contare questi, che secondo me, insomma, inizia a essere una cosa importante. Rimettiamo a 500, naturalmente se mettete a posto di 50.000, mettete 100.000, andate ancora uno storico ancora più grande, più storico avete, più potete calcolare. Ditemi se avete. Allora, 2,35, 1,41, di qua. Ecco, se fossimo partiti dalle 9, guardate un po', avremmo fatto neanche una perdita. Perché prima abbiamo fatto dalle 9, che le 9 di questo broker sarebbero le 8 di mattina, perché questo broker è un'ora in avanti. Se l'avessimo fatta alle 10 e 18:30, come dovrebbe essere fatto, dove abbiamo come si chiama? Esatto, uno spread molto piccolo, avremmo fatto un'entrata sola. E guardate che roba.
anche perché sarebbe appena partita, insomma, quindi. Esatto, quindi dovete un po' decidere dove volete andare a fare, dove volete entrare, quando volete entrare. Ho notato una cosa stamattina, cambiando l'orario e mettendolo, cioè osservando l'operazione da quel minuto lì in poi, no? Tipo sì, dalle 9 di mattina in poi, ci mette un po' per carburare logicamente il My3. Beh, deve calcolare tutto quanto. Logico, sì, ma non vedevo le freccette, ho detto che più ne mettete, naturalmente se mettete, prendete 100.000 candele e lui deve fare il calcolo per 100.000 candele, quindi deve andare indietro di 100.000 candele. Ne tengo poche. Esatto. E poi calcolare per ogni candela, calcolare il trend, mettere a posto il trend, vedere il TP, e quindi No, ma è molto utile in realtà sul pannello statistiche, sulla destra, vedere da che ora comincia, no? Sì. Che ora e che giorno, perché in quella maniera lì, se vedi che ci sono delle operazioni e vedi che è partito la sera prima, dici no, no, lascia perdere, taglia. Io anziché mettermi a caricare nel 500, magari ne carico 400, così mi taglia il vecchio. Io ad esempio ripeto, ma il numero di candele non conta, conta l'orario, perché lui qua, qui 500 candele sono qua, però lui qua non le conta, le conta solo dalle 9. Dalle 9, ok. Capito? Cioè lui conta anche questa cosa, non le conta prima, cioè lui, a meno che non mettiate dalle 001 alle 23:59, e allora le conta tutte. Se no lui, perché lo faccio così? Perché naturalmente qui, in questa zona qua, lo spread è di 6. Lo spread di 6 è inutile tradare con uno spread di 6, è veramente, veramente deleterio. Già qui tradiamo normalmente con uno spread di 2, anche se su Top FX è sempre 1 e 1. Su Top FX è già 1 e 1 dalle 8. Per cui, e io dalle 17:30 in avanti, io non trado mai, anche se ci si potrebbero fare delle bellissime cose dalle 5 alle 9, ci potrebbero fare veramente delle bellissime tradate, però io non le faccio perché non sono quasi mai a casa, quindi non posso vederlo e quindi non mi piace. Tutto lì. E quindi solo dobbiamo aspettare che riparta in short il trend. Adesso vedete è sempre è tutto long, sia sull'S&P, sia sul DAX, è tutto long. Quindi in questo momento fare gli short è molto pericoloso. Li possiamo provare se abbiamo qualcosa che ci dice che magari potremmo fare uno shortino. Allora potremmo cercare di anticipare un po' come fosse qua, vedete? Qui sotto si poteva provare a fare uno shortino. Poi non ci è arrivato perché per cercare di anticipare il movimento, ok? Se no, in questo momento qua vi dice che è tutto long. Quindi, in questo momento, se io dovessi fare un'operazione proprio chiudendo gli occhi, farei un buy. Anzi, lo faccio subito. Questo proprio chiudere gli occhi, qua sotto mettere lo stop. Lo faccio perché siamo su una demo. Ricordatemi che siamo una demo, Noi non vi spingiamo a fare conti normali con soldi veri, E qui siete tranquilli, sapete perché siete entrati, cerchiamo di andare fino qui. Ecco, ad esempio, l'S&P è iniziato a, guardate, a diventare short, Quindi anche lui non sa bene cosa fare. Esatto. Quindi attenzione, magari chiudetela al volo, se avete fatto un'operazione così, chiudetela al volo, perdendo il meno possibile, e poi magari vi rimettete long. O rimettete short, dipende un po' come cosa volete fare. Qui vedete, sono due punti. Qui, ripeto, poi abbiamo il 300, chiusa a 300, guardate. Ha già chiuso metà posizione, perché ha già fatto. Lo vedete?
ha chiuso l'operazione, già a metà operazione, siamo già in pari, quindi noi già non perdiamo più niente. Anzi, io sposto persino un po' più, così me lo guadagno sempre. Ah, vedete che io sposto avanti e indietro, eh? Avete visto? Insomma, sapete come fare per spostare queste cose, eh? Esatto. Guardate, 8 punti, avete visto? Qua potrete chiudere un'altra metà posizione. Vedete, chiuso un'altra metà posizione, dentro 003. Sono arrivato col trailing. Basta, finito. Per me questa operazione qui, chiudo questa, annullo take profit, se va su. Continua ad andare su, se torna giù, torna giù. Boh, finito. Operazione. Poi, volendo, poteste anche spostarvi a manina lo stop loss. Qui abbiamo il trailing stop a 10, quindi come sale un po' lui, sale anche lui, io metterei poi qua sotto. E ricordatevi che siamo sui massimi e siamo entrati lo stesso, perché sapevamo che probabilmente su ci arriviamo. E fino a qui ci dovremmo ancora arrivare, eh. Vedete come si sposta il trailing stop? L'operazione l'abbiamo già chiusa 2 volte fino a 003 e voi siete a posto. Non dovete fare più nient'altro che correre l'operazione, punto, finito. E poi decidere dove rientrare. E ripeto, con la nostra scuola noi siamo capaci di allungare sui massimi, che non è facile, però si può fare. Ad esempio qua sopra potremmo rimettere un longhettino. È difficile, credere fino lì, però perché no? Mi ha quasi chiuso l'operazione. Voilà. Tranquilla. Qui sopra rimettiamo un longhettino. E qua sotto uno shortino. Poi questo shortino magari lo spostiamo a seconda di cosa si dice lui. Ma in questo momento vedete è sempre tutto long, tutto long, tutto long, tutto long. Inutile che stiamo a fare cose strane. Non ci conviene. Fare gli short deve essere proprio che viene giù di brutto, allora facciamo uno short, se no troppo pericoloso. Ecco, ho messo un longhettino qua sopra, ho messo uno shortino qua sotto e vediamo che fa. Magari lo short, ho detto, l'ho messo qui, ma poi magari lo sposto un po' più in alto, dipende un po' come vanno le candele. Per ora tutto long, quindi teniamo long. Io credo che fino qui potremmo arrivarci. Può anche darsi di no. Ah, sopra c'è il 2,24, mi pare, il 2,45 di Future. Ecco che l'ha preso. E qui io fossi io. No, metterei qua piccolo piccolo lo stop e vediamo dove va a finire. Intanto ha preso metà posizione, vedete, ha chiuso metà posizione, mi ha messo lo stop a pari, tanto siamo sempre ancora tutto long, quindi per ora va bene così.
magari qua chiuso un'altra posizione, vedete, 8 punti, chiudo metà posizione ancora, e sono sempre tranquillo. Torno indietro, chiudo, e io ho fatto quello che dovevo fare, senza impazzire. E abbiamo allungato sui massimi. Ora è evidente che poi a un certo punto, dopo una salita di questo tipo, ce l'aspettiamo uno shottino, eh? Non è che non ce lo aspettiamo. Magari qua sotto proviamo a mettere uno shottino, non possiamo ancora farlo perché c'è ancora questa operazione in attivo. Possiamo cambiare Magic Man Number e metterla qua sotto, pure qua sotto. Sì, e allora noi la mettiamo qua. Un bel sellino qui non ci sta male. Anche se siamo tutto long, fare gli short qui è molto pericoloso, ricordatevelo, molto pericoloso. Ma ci può stare, come ci può stare un bel long qua. Mettiamo un buy e un long, guarda, un sell e un buy, via. Se arriva qua sopra rifacciamo i nostri corsi, scende qua sotto, cerchiamo di prendere gli altri 2-3 punti. Boh, finito. Grazie a Mario che mi ha fatto fare questa chiusura parziale. È stata una bella cosa per fare operazioni molto scalping. Perché mi accorgevo che tutte le volte che mi avrebbe portato il... che vedevo, non so, magari 3, 6 sul coso, come andavo a cliccare, ero già in ritardo, capito? Ho detto, cazzo. Allora, infatti così è giusto. Naturalmente il BE potete anche metterlo a 500, a 5 punti. Sì. Non è detto che dovete fare per forza 3. Cioè, io ho messo il 3 perché quando facciamo grande scalping, prendere 3 punti già è buono. E adesso abbiamo un'entrata long qui e un'entrata short qui. E aspettiamo. Magari sullo short facciamo un po' d'attenzione. Anche questo long, ormai credo che siamo verso la fine del long, quindi diciamo che... Ma i delta sono ancora belli tonici, quindi potremmo ancora provare a fare questo longhettino. Siamo ancora qui, eh. Qui abbiamo un piccolo buco da riprendere, ma... Siamo fermi, finché non si decide dove andare. Siamo ancora qui. Non so neanche se ci sono delle notizie oggi. Qualcosina c'è, ma nel pomeriggio. Ma niente di rilevante. Non ho avuto ancora tempo stamattina, sono rimasto un po' indietro.
cioè, il solito da fare sulla, sulla disoccupazione dell'ADP alle 2:15. Ma io non ci sono, vado a fare le gare oggi, quindi non ci sono. È quello anticipatore del dato di venerdì, no? Qui attenzione, qui... Non fa un peron. Ah, sì. Qui attenzione, sta per prenderlo, però facciamo molta attenzione a fare questo short. Se lo devo proprio fare, metto lo stop proprio appena sopra il punto di swing, Se si riposa è più carino la cosa. Arrivo subito, signori. Avete visto, punto di swing non ce l'ha fatta. Diciamo che ormai questo long alle ore contate, i minuti, ma diciamo che potrebbe ancora fare, ripeto, fino a qui potrebbe arrivarci, fino a qui, diciamo che però ormai la spinta è ancora una buona spinta, perché abbiamo ancora i delta belli tonici, quindi ci può ancora stare. Però diciamo che, ripeto, una salita così, non so quanti punti sono, ma insomma sono un tot di punti. Sì, i delta sono tonici, però sono comunque in diminuzione rispetto a stamattina alle 9. Vediamo qua, ha fatto 150 punti. Diciamo che potrebbe fare un 50 punti di ritraccio, non sarebbe una brutta cosa. È che adesso è andato proprio a lambire i massimi, c'erano due livelli, 2,25 e 45 della settimana scorsa, che il mercato, cioè anche chi apre un grafico a 15 minuti li vede, no? Cioè per dire. Sì. Sono dei bei muri, no? E lì probabilmente c'è qualche stop. Infatti ha fatto 2,23. È andato proprio a pelo il primo. E l'altro, può darsi che gli strappano tutti e due in un colpo, però magari nel pomeriggio. Non so. Adesso il dato ha preso... No, ancora non l'ha preso. No. È lì, eh. È lì per pre... Ok, l'ha preso. E qui dovete decidere cosa fare, se tenere lo stop largo o mettere lo stop molto piccolo. Io, per come sono io, siamo ancora tutto long, quindi lo stop lo metterei piccolino. Oppure sarei entrato qui, dove dice la freccia. Ecco qui. Intanto abbiamo già chiuso metà posizione e ha messo lo stop a pari. Lo vedete? Questa operazione già non ci costa più. E qui, ad esempio, potremmo cambiare Magic e metterne un'altra. Mettiamone un'altra. Ok? Sempre lo stop anche di questa seconda, magari metterlo qua sotto. Mi ha chiuso la prima. Vedete, siamo ancora con questa. Ripeto, siamo sempre... È sempre difficile, qua... Occhio. Fare lo short, però ci proviamo, ci mettiamo qua sopra. Questo è un puro esercizio, noi vi diciamo che sono questi i segnali veri, questi qua grossi sono i segnali veri, gli altri quando meno la freccetta più piccolina. Esatto, abbiamo fatto una seconda operazione, abbiamo chiuso quella di prima e c'è questa qui che è partita adesso. Eccola. E se la prende vuol dire che va bene. Naturalmente, come sempre, se non vi piace potete chiudere metà posizione. Ha già chiuso, metà posizione ha già chiuso e tornate indietro e ha chiuso tutto quanto, avete visto, avete preso 3 punti
e poi tornato indietro. Perfetto. Con un sussulto. Proprio Danny, semplice. Naturalmente sono tutte operazioni da scalping, cioè... E in demo. È in demo. E qua sotto io ci metterei un'altra volta un set. Quasi va tutti quanti in galera. Ripeto, dopo una salita così, un po' di respiro ci stava, Questa versione qua che Marco sta aggiustando, fine settimana la facciamo girare, per lunedì ce l'avete tutti, perché Marco sì. Finisce a programmare, li testa e poi si dà la release. Naturalmente l'aggiornamento lo mettiamo sul nostro canale, su Mid Italian Trading. Esatto. Nel pomeriggio, se ce la facciamo, massimo domani, rifacciamo dei tutorial per come scaricare tutti gli indicatori nelle varie piattaforme, sia per l'M4, tra parentesi, che sia per Real Time, a chi può servire. E tra un po' faremo anche la C-Trader. Sì, settembre ci si lavora. Settembre, inizio ottobre, usciremo pure con la C-Trader. Noi siamo sempre in movimento, siamo sempre a studiare. Purtroppo per colpa di Mario che mi ha messo un pallino all'orecchio, da settembre iniziamo a studiarci pure la Sierra con il data feed Rhythmic. Ah, a proposito, no, io non ho proprio la Sierra, ho proprio la Ninja. Ma la io... Ninja però è lenta, la Ninja non l'ho avuto. Infatti ieri l'abbiamo stuzzicata e il pomeriggio ho avuto praticamente un blackout, nel senso che lavoravo da bestie, ho mandato scritto supporto di qua di là eccetera eccetera, alla fine ho ripreso a andare, però proprio il data feed Rhythmic, però secondo me non è colpa di lui, è colpa proprio della Ninja. Ninja è un... Ho messo troppa roba. Non è un trattore, ma no, non è neanche un trattore, perché un trattore che mi macina sempre, la Ninja invece si blocca in continuazione. Ma sai qual è il guaio? Che anch'io ho installato da ormai 2 anni la versione 8, la 7 era molto più leggera. Eh? Io avevo la 7, era sempre che mi si inceppava in continuazione. No, la 8 è una merda, detto in peggio della 7, no, allora sì. È gommosa, è lenta, ti fa impazzire. Cioè... Noi usavamo la Ninja insieme prima della Volfix. Noi abbiamo lasciato la Ninja e abbiamo preso la Volfix. Guarda, da quando abbiamo la Volfix non c'è stato un giorno che si sia bloccata. Se si è bloccata per qualche... Guarda, la prima Ninja che ho comprato, perché io ho licenza vita, multi-broker e multi-account, quindi proprio il top, e l'ho presa nel 2006-2007. Penso che fosse la versione 5, la prima che ho avuto. 2006-2007, su per giù quando ce l'avevo io, sì, 2007 pure quando c'avevo la Ninja io. Ah. Intanto ho messo un longhettino qua, noi possiamo sempre longare dai massimi, anche se tutti dicono che non si può, ma noi potremo. Già qua avrei dovuto entrare qui, avevamo già fatto i 3 punti e avevamo già chiuso, vedete? Esatto, sono rimasto, stavamo parlando, stavamo chiacchierando. Me ne sono accorto in ritardo. Qua avevamo già chiuso, 3 punti, prendevamo anche qua, guardate. Ho preso pure l'altro ordine. Io ho preso l'ordine, abbiamo fatto i punti, ha chiuso metà posizione, lo vedete? Chiuso, finito. 3-4 punti così, una frazione di secondo. E siamo sui massimi. Ripeto, c'è molta gente che dice che non si può tradare sui massimi. Non c'è trucco, non c'è inganno, accattatevillo. Naturalmente, ripeto, sta versione, sta aggiornamento in settimana verrà ridato. Esatto. Noi stiamo tutti i giorni lì a lavorare, a macinare, a trovare sempre la cosa più adatta, perché siamo noi contro di loro, quindi... Esatto. E qui
se torniamo un po' giù, io qua sono 10 barre, 10 barre per ritracciare un minimo, esatto, e in 4 barre se mangiavo tutto. Quindi significa che proprio per forza long dobbiamo andare. Il tasto rosso teniamolo un pochettino un po' in sordina oggi. Almeno fino a 2,45, perché lì vanno a prendersi qualche stop, sicuro. 2,50. Oggi solo verde si preme, si pigia. A parte che guarda come sono messi gli americani, quelli fanno nuovi massimi e ammazzano tutti quanti. Oh, ti dirò, però siamo quasi per scaricare il book dell'SP, Eh sì, quindi siamo quindi lì lì, tra un po'. siamo lì lì per finire il long. Ma sai che loro Io rientro long, ma gli rollano i faccio una puttanata, contratti dai. a livello di volumi, rollano i contratti una settimana prima della scadenza, no? Sì. E perché così è da sempre, no? Quindi non è venerdì 18. Guardate che ho fatto altri tre punti, ho fatto, giusto così, sul massimo, sui massimi di nuovo. Incredibile, ragazzi, incredibile. Secondo me stanno strangolando tutti quelli che sono short da un po', Sì. No, perché non si aspettava e li obbligano settembre. a chiudere il contratto e a riaprirlo eventualmente per quello dicembre, forse, chi lo sa. Perché si aspettava il calo di settembre dopo questa pandemia. Invece hanno fatto il contrario. Stiamo andando sui massimi qua. Eh sì. Intanto sono tutti massimi crescenti e minimi crescenti. Sì, ma stanno cambiando un po' di cose. Io queste cose le avevo viste, mi ricordo nel 99-2000 con la bolla delle dot-com, no? In America, col discorso di Robin Hood, ormai sono tantissimi i novizi, i novelli, i trader, la gente che si diletta a comprare di qua e di là. Se no, non si spiega il fatto che Tesla sia salita in maniera così esponenziale. Incredibile, Cioè, quelli vendono incredibile. 100.000 macchine e capitalizzano più di tutte quante le altre case automobilistiche, ne vendono 40 milioni. Cioè, Però stiamo la parlando. Tesla fa anche tante altre cose. Sì, d'accordo. Chiaro che fa tutti gli altri di carica. Esatto, ma Vedi, poi quello dell'SP anche. via. E qua sotto io mi ci metto anche short, tra un po'. Scenderà di nuovo un po', poi risalirà di nuovo. Tanto oggi è così, Il eh. discorso che volevo dire io è che questo rialzo, quest'ultima coda di rialzo probabilmente è caratterizzata da tantissimi retail che sono entrati ma non sanno bene cosa fare quando succederà qualcosa. È come un elastico tirato troppo, prima o poi verrà giù abbastanza in fretta e vedrai che si avvita, però sapere quando, può darsi novembre, dicembre, boh, può darsi tra una settimana, io lo so. Non vale la pena scommettere adesso, probabilmente. Sì, no. Quindi. Il book ci chiama short, eh? Noi abbiamo fatto un long, ma noi siamo matti, eh. Perché il book ci chiama tutto short, 12,4 e 50. Voilà, e abbiamo di nuovo chiuso metà posizione. Qui possiamo chiudere un'altra metà posizione con 6 punti. Rimaniamo con 0,03. Se pigliamo il trailing stop siamo a posto, se no abbiamo chuso il 75% della posizione e possiamo fare quel che vogliamo. Ripeto, è Scendi sempre sui massimi, eh. qui scendi. Wow.
e non c'è trucco, non c'è inganno, come dice Gianfranco. A Canto de Villo. Siamo entrati, siamo usciti, a chi abbiamo chiuso. Ci serve un buon marchettaro, ci serve. Meglio di così, ragazzi, non si può. Io gioco a chiudere tutto, anzi, chiudo tutto. Mi sono fatto 10 punti qua sopra, che mi faccio? E si poteva ancora andare no, guardate. 5 punti dai, sopra neanche. Però per dire, siamo entrati qua sopra, abbiamo aspettato, abbiamo messo lo stop qui sotto, naturalmente uno stop di protezione piccolino, e aspettiamo. E ci facciamo i nostri 10 punti, andiamo via. Sempre in demo, mi raccomando. E ripeto, se eravate partiti di qua, come dovevate fare, eravate a... Guardate da qui a qui quanto c'è, fate un po' conto voi, sareste ancora dentro, 140 punti, incredibile. Ma io avrei già chiuso qua, dove c'era lo stop loss dinamico. Questo è lo stop loss dinamico, mi raccomando, ricordatevelo. E vengono le vertigini quando si sale così. Sì. Anche perché siamo partiti da 12 o da 13, proprio siamo saliti di 200 punti. Incredibile. Sì, perché c'era già l'aria rarefatta, no? Sì. Ora, io mi aspettavo un po' di long, ma non credevo così tanto. È stata la giornata di ieri che ha fatto da discrimine. Sì, anche perché io ho un po' di... Comunque, sempre long, mi dice, guardate un po'. Quindi, se devo proprio scommettere... Io qua sopra mi rimetto long. Potrei iniziare a pensare uno short qua sotto. Qua sotto potrei pensare uno short. Se mi manda una freccetta rossa, potrebbe essere... Però ricordo, ogni volta che traccia, poi dopo riparte. Ogni volta che ritraccia, poi tu... scappa via. Ad esempio, noi con la nostra scuola qui questo shot l'abbiamo fatto. Ho sentito gli altri dall'altra parte che l'hanno fatto. Modalità rapina, schiaffetto, come chiamate? Sì, sì, esatto. Diciamo, non è proprio schiaffetto, perché lo schiaffetto in realtà avrei dovuto farlo qui, però non c'era ancora questo qui. Però quando siamo scesi sotto questo qui, noi avevamo fatto due punti o tre di short, lo facevamo qui adesso lo schiaffetto. Lo schiaffetto lo facevamo qua, vedi? Due punti, tre punti, chiuso. Questo lo schiaffetto. Sì, ma comunque anch'io avevo l'entrata lì su quella barra là, che sì. Sotto. Noi facciamo spesso queste cose qua. Ora, questo long è veramente pericoloso, Io già la chiusura di questo long, lo stop di questo long, metterei già qua, non più tardi, non di più, Perché è veramente molto pericoloso. Però se fa l'esplosione, noi ci pigliamo i nostri tre punti e andiamo a casa. 2,45 e poi 300. Allora, ha preso 3 punti, guardate, 4 punti, chiudo un'altra metà posizione, sono a posto, via. E io sono sempre in attivo, lo vedete? Sempre lì. Abbiamo sempre diamo entrati, tranquilli. 7 punti, 8 punti. E qui potete fare quel che volete. È una pacchia, Come vedete è proprio
Vedete, siamo già in training stop. Qui adesso potete fare quello che volete, chiudere questo, chiudere, se chiude a 20 lo chiudiamo a 20, guarda, chiudiamo qua, via, chiudiamo tutto, via. Va, via, abbiamo chiuso l'operazione. Questa è già la terza, la quarta, facciamo così, proprio di rapina, una, due, tre, quattro, e siamo sempre sui massimi, noi longhiamo sui massimi, questo ci dice che possiamo ancora allungare, quindi aspettiamo un ritraccio e poi dopo rilunghiamo un'altra volta. Siamo in un trend sempre, guardate che roba, siamo in un trend sempre forte, ripeto, anche se qua sotto già farei un piccolo shortino, magari con uno stoppettino piccolino. Per arrivare fino a qui si potrebbe fare, eh? Invece lo schiaffetto che facciamo noi sarebbe un bel longhettino qua, vedete? Al pullback. Esatto. Se deve fare già il longhettino qui, già lo chiudevamo noi. Dovete sempre pensare che su un trend short qui noi abbiamo fatto il longhettino, chiudevamo, avete visto? L'abbiamo già chiuso, ci prendiamo i nostri tre punti, andavamo a casa. Torno fino a 53. Molto spesso le facciamo queste cose, eh? Nella nostra scuola insegniamo a fare tante di queste cose, come lavorare nel range. Tutti dicono che quando il prezzo è in un range non si trada, invece noi in un prezzo quando il prezzo va in un range, per noi è facilissimo tradare, è bellissimo tradare. Ora mi aspetto che prima o poi arriva lo short, che adesso il book chiama ancora un po' lungo. Però immagino che... Io ho sempre lo short qua sotto, Molto pericoloso. Uno short dentro un trend long, E quasi quasi potrei anche mettere andate Questo è pericolosissimo, però ci proviamo. Non l'ha preso. Lo togli già? No, non lo tolgo. Eccola qua. Qui ho già, per come la facciamo noi, avrei già fatto un long, per Dio. Questo longhettino io avrei già chiuso, ecco, nel senso avrei preso i miei due punti e avevo già chiuso, Marco è diventato proprio lo scalper stretto. Anzi, però era facile questo, è arrivato qua tante volte, vi ha fatto vedere che insomma il problema vero è che quando facciamo queste cose qua normalmente usiamo un'altra piattaforma che è molto più veloce, sì. che è la Pro Real Time. Noi usiamo varie piattaforme. Eccolo qua. Adesso puoi uscire dall'operazione. Sono andato appunto
potete anche dire, decidere di provare a fare uno short da qui, per dire, no? Molto, Ah, deve molto, prendere molto. lo swing però per prendere lo short, Esatto. non così a Sì. minchia. Calcio. Arriva almeno sul punto di swing che Ma potrebbe essere una c'è risposta. la cosa qui. Sì, ma aspetterei il punto di swing. Lo so. I delta però stanno iniziando un pochettino, piano piano stanno iniziando a scendere i delta, eh? Sì. A breve ci possiamo preparare per un piccolo ritraccio. Anche se siamo saliti qua su con i delta negativissimi, non negativi, eh. E questo shot io l'avevo già chiuso. Siamo di nuovo in un cincischio. Via, facciamo una pazzia. Mettiamo un bye qui. Un po' più su, va. Se non ti fa una falsa partenza là. Abbiamo racchiuso il prezzo. Comunque, nonostante tutto, la macchina ha dato solo un segnale long, purtroppo lo si vede. Ci siamo fatti una serie di operazioni che vanno al di fuori della macchina, perché la macchina avrebbe dato pochi segnali ancora, quelle freccette piccoline. Però ci sta sempre in modo a divertirsi se uno vuole fare un po' di scalping. Esatto. Ripeto, noi nella nostra scuola insegniamo a fare queste cose qua, a prendere questi piccoli Un micro mondo profitti quindi. senza rischiare tantissimo, soprattutto senza rischiare L'osso del collo. esatto, di bruciare il conto come fanno tanti. Noi, io poi sono poi particolarmente Conservatore. conservatore, io rischio veramente molto molto meno. Poi c'è qualcuno come Gianfranco che invece è molto più bravo a entrare. Ognuno deve decidere cosa vuol fare della propria vita, di cosa vuol fare con il trading che vuole fare. Ognuno decide per sé. Nella nostra scuola diciamo, il metodo è sempre uguale per tutti, ma viene utilizzato in maniera diversa a seconda di chi gli piace, vedo che qua c'è Gaia. Gaia è una, per dire, che è molto molto brava La a nostra quota fare, rosa. esatto, a fare micro operazioni, molto molto brava. Gaia non so se fa una marea di operazioni alla Marco Maniera. Rischia Esatto. che in una giornata ha fatto 100-200 operazioni. Esatto. È veramente una macchina. E qua vediamo che succede. Sono quasi le 11, quindi magari fine della candela oraria, un Ah, po' di forse dall'11 c'è un qualcosina. Quindi sì. hai mese su mese Europa. Boh, cosa hanno dato? Giusto. Più che altro magari la candela oraria potrebbe scendere un pochettino, Benissimo. dare una spikina. Magari rompono un attimino. Tac. Tirano il fiato perché altri veramente, oh, abbiamo Però qua fatto c'è già 200. inizia a stare un bel cincischio. Esatto. Per dire, qui il nostro Enzo sarebbe già entrato e uscito un po' di volte. Qui siamo entrati, 200 punti. Qui dobbiamo decidere cosa fare. Chiudiamo la posizione o aspettiamo? Qui dovete essere voi a decidere cosa volete fare. Abbiamo già preso metà posizione. Viene solo stop a pari, sempre sui massimi. Meglio di così, ragazzi. Questa cos'è? La quarta, quinta operazione. Facciamo così. Siamo sempre tutto verde, quindi fare il long non ci spaventa. Via. Chiuso l'operazione, avete visto?
Oggi il tasto rosso lasciate da parte. Dimentichiatelo. Premete soltanto quello verde. Bene, siamo arrivati pure oggi alle 11. Signori, abbiamo fatto qualcosina insieme. Mi è dispiaciuto non potervi far vedere la partenza del tren, ma purtroppo è partito prima e non è ancora finito. Quindi ci dispiace, ma così è. Mi piace, ma avremo un treno di stop a 13.218. Oh, però avete visto che, insomma, se volete, con questo sistema, anche al di fuori del trend, possiamo continuare a entrare, uscire, entrare, uscire, entrare, uscire. Naturalmente non è che possiamo fare, potremmo entrare qui e fare 20 punti, ma è molto difficile, molto più facile fare piccole operazioni, prendete i vostri 3 punti alla volta, ma oggi abbiamo fatto, credo, 5 operazioni da 3 punti, 5 operazioni su 15 punti e vi siete portati a casa, che voglio dire, in un momento dove siamo sui massimi riusciamo a portare a casa 15 punti di DAX. Insomma, se mettete le cifre giuste, insomma, vedete che potete lavorare tranquillamente e, ripeto, senza rischiare il capitale, perché abbiamo sempre messo degli stop ridicoli, eh? Quindi questa è una cosa, quello che cerchiamo di fare noi nel nostro corso, cercare di mettere degli stop giusti senza ammazzarvi e fare piccole operazioni o a volte anche grandi, perché se siete partiti qui e l'avete tenuta, avete fatto 200 punti, ma io non dico di fare, io ad esempio non ce la faccio a fare 200 punti, eh. Io normalmente arrivo a un certo punto, la chiudo, poi la riapro, come ho fatto oggi entravo e chiudevo. Io sono fatto così, non è difficile che riesco a fare 50 punti, difficile. Qui guarda, inizia a scendere, vedete, questo potrebbe essere, i delta sono negativi, guardate, oh, adesso sì che possiamo iniziare a fare un bello short, potremmo anche anticiparlo, esatto, un po'. Qua si può anticipare un tintinnino, già potevamo entrare. Esatto. Qui sotto potremmo già pensare a anticipare lo short. Quando meno abbiamo quel punto di swing che ci può essere come primo target. Esatto. Signori, ci salutiamo. Se ci volete dare una mano a fare pubblicità, noi abbiamo bisogno di pure di commercianti, collaboratori che ci iniziano a portare in giro. Se avete qualche idea, siamo aperti a tutto. Ok, va bene. Per tutto quello che... Stoppiamo lo share. Domani mattina. Ok. Va bene. Ciao a tutti. Buona giornata. Ciao.